Il secondo tempo inizia con un cambio per parte, un cambio per parte per quanto riguarda l'attacco di entrambe le squadre. Da una parte è entrato, è uscito questo Provis tra Ortiga, dall'altra parte è entrato Antonio Marcigliano, il brasiliano, il idolo del Brasile, è uscito incredibilmente. Pasquale Barrella, che forse non era meglio, lo si vedeva. Marcigliano, grande apertura, non più per curare, lo può mettere in mezzo, Marcigliano stoppa! E poi attenzione, salta il logo, qui recupera. Non ha stoppato molto bene, partenza qui, Duccio la rischia, mascherato, Ulcanov, che è stato il peggiore in campo, ha regalato due gol al White Angels, che poi ha permesso alla squadra di Brian Adams di prevalere sulla squadra di Jimmy Hall. Lucciola e Salam, eccolo qui neutrato, non passa, grande difesa di Sarra, che partita la sua. Comunque io penso che la partita sia dominata dalla fascia qui di Curatola e di Gagliardi Giovanni dall'altra parte. Io il migliore in campo forse Curatola e Gagliardi Giovanni, forse Gagliardi Giovanni perché ha salvato più gol dal punto di vista difensivo, però insomma è una grande partita. Gallino qui, Gallino, attenzione qui, Gallino se va, non passa, e qui ha tentato troppo, ma in gara di sera poi ha tentato un tiro molto interessante però abbastanza centrale e lento per Malonasca, che non si fa sorprendere. Accendiamo, sbaglia qui il passaggio, ma è sempre bello ripetere l'attacco. Deve ripartire l'ex di Taglio, già Pullman, mascherato. Pallone dall'altra parte per lo scatto di Lucciola, che palla di John Pullman, attenzione qui, Lucciola, pallone in mezzo, Tonerba, non passa, Michele Minisera la lontana, ma adesso è la squadra di Hall che vuole tentare un assalto. Lucciola, Tonerba, la cattesta, grazie al destro, calcio l'angolo messo dal piede di Tommy, ovvero di Pucciarelli Tommaso, e qui il tiro era interessantissimo, in testa. Adesso è l'Exidy che ci crede, tutti in avanti, Taglio alla calcio d'angolo, parte per Donerba, anticipato, poi Curatola, attenzione, può far ripartire la sua squadra, eh sì, dovrebbe essere più veloce ma è molto stanco, eh sì, Marcigliano, è da solo però, gira per Callina, attenzione qui, palla in profondità per Curatola, però è molto stanco, Callina, Curatola, attenzione qui, gira per Michele Manisera, in avanti per Marcigliano, grande stop, croce nel bello, il tiro ribattuto e Salmo contro Pedesto, squadre molto lunghe però anche molto stanche, giocata qui da parte di Donerba, tra palla regalata qui Marcigliano, Callino, Tommy, croce Carmelo, poi di Stenders sulla destra, Carmelo croce cross, non ci arrivava Marcigliano qui, Tommy poi, pallone non filtra, ancora il tiro ribattuto, croce Carmelo, attenzione, non filtra Donerba, era anche posizione irregolare del giocatore del Beto Ripa, Croce Carmelo, sì, giustissimo, per il gioco del rientro, nettissimo. Molto brava la terna arbitrale quest'oggi, d'altronde sono i migliori, sono quelli italiani, Silvi e Salam, mascherato, Donerba, non passa. C'è uno straordinario intervento di Gallino dal punto di vista difensivo, che veramente Gallino quest'oggi non fa passare nulla. Se ne croce Carmelo, palla il profondità, vediamo se la mette in mezzo, ma troppo tardi, Taglio, grande anticipo, John Pullman. Di scivolata qui Filoni, però John Pullman ha sempre il possesso di palla. Al cantestac. Malonasca. Vulcanov. Donerba, se ne va Donerba, attenzione, e Salam gira bene per Lucciola, vediamo se trova Donerba, lo trova, grande scatto qui di Donerba, pallone in mezzo, non ci arriva nessuno, poi il Taglio tenta un tiro un po' banale, rimessa laterale conquistata dall'Exidy, che ora vuole, insomma, vuole trovare il gol della vittoria a questo punto. Attenzione qui Taglio, Taglio se ne va, attenzione Taglio se ne va, il cross, non ci arriva Lucciola, ma che grande cross, era molto interessante, rimessa da fondo, e qui Betripa sta rischiando molto, rischia molto con questi cross che non vengono presi da nessuno dei due direzioni centrali. Callino, curato Callino, Manisera, Callino, Marcigliano, trova lo spazio per curato, il cross, sempre ottima la difesa quest'oggi dell'Exidy, beh, d'altronde dal punto di vista dei colpi di testa non hanno niente da invidiare. Rimessa laterale per l'Exidy,
insomma ha creato molto di più rispetto al Battle Rip, nonostante magari un maggior possesso di palla del Battle Rip. Cambio di gioco per Lucciola. Vulcanov. Jim Mueller che però secondo me non potrà essere soddisfatto di questo pareggio, in quanto il Battle Rip è una squadra che proviene dalla seconda lega e quindi insomma la prossima partita vedrà l'exiti proprio contro un'altra squadra della seconda lega, ovvero il Nanna. Una partita davvero interessante tra due squadre gemellate. Qui fallaccio di Gagliardi e Giovanni, che secondo me è comunque resta il migliore in campo, perché il primo tempo l'ha fatto pazzesco. Forse il secondo tempo si è un po' smarrito, però insomma anche Beto Ripa non ha giocato molto. L'attenzione qui, pallone in profondità, non c'è tocco e quindi rimessa al fondo. Partita destinata a finire in un pareggio. Vabbè, d'altronde ci sta anche il pareggio. Lexile forse ha fatto qualcosa in più, ma non da meritare il gol della vittoria. Agliardi. Tommy qui sbaglia il passaggio, il Sam recupera di tacco per John Pullman. Può far salire il benissimo Taglio, che è salito poco quest'oggi. Taglio cerca a fondo, fallaccio qui. No, non c'è fallo, c'è la rimessa laterale. Però per Taglio, John Pullman. John Pullman qui trova il fondo, il pallone, è il Sam! E c'è la parola di Bucciarelli di Michele. Pallone abbastanza centrale ma potente. La messa rovesciata di El Salam. E qui Lucciola, Donerba, ultime chance della partita. Pallone qui non filtra. E no, attenzione, El Salam recupera. Pallone qui per Donerba, attenzione qui, non c'è fallo. Sarà la lontana. Rimessa laterale, ultima occasione della partita per il Lex City per portare a casa una vittoria importantissima. Lucciola, il pallone in mezzo, non passa, sarà lontana. E finisce qua, 0-0. Una partita non bellissima veramente, perché non è che ci sono state grandi palle gol. Parte il tiro in mezzo alla finale di El Salam. 0-0, che insomma non è che fa molto bene entrambe. Forse la Battle Rip fa molto meglio. Battle Rip che rimane a 5 punti, che va a 5 punti, proprio come l'Ex City. E quindi queste due squadre rimangono a 5 punti. Beh certo, non è male, però non è neanche molto bene dopo 4 giornate. In attesa del prossimo scontro, il Battle Rip nella quinta giornata di campionato Pro League andrà a sfidare il Freedom fuori casa. Una partitaccia quella, perché il Freedom viene sì da qualche sconfitta di troppo, ma viene anche insomma con il morale che vuole vincere la partita, che vuole vincere almeno quella partita, mentre dall'altra parte l'Ex City troverà una squadra prontissima come il Nanna. E quindi due partite molto difficili per queste due squadre. Però tutto, insomma, tutto ancora da vedersi. E ora vi diamo un appuntamento a questa sera, a posticipo serale, che vedrà il posticipo appunto della quarta giornata di campionato. Gli Eagles vorranno tentare di raggiungere i Dragon Stars a 8 punti, andando contro l'ultima in classifica del momento, che sono i Monsters. Una partita interessantissima. Qui stiamo rivedendo tutti i momenti salienti, ma insomma non è che ce ne sono molti in questa partita. Il tiro di Lack and Testa, che secondo me avrebbe potuto creare molti problemi. Poi grandissimo recupero qui di Tommy, che mette il calcio d'angolo. Poi probabilmente l'ultima occasione della partita. Poi vediamo grandissimo John Purman, la mette in mezzo, la mezza rovesciata qui di El Salam. Ma palla, sì, di El Salam, palla facile breve di Michele Bucciarelli. Con questo pareggio è tutto. Battle Rip e Lex City vanno a 5 punti in campionato. Ed è veramente tutto da Marco Valoni. Alla prossima!